Io inizierei con, eh, con il regista partendo dalla fine. Tu, David, hai diretto questo cortometraggio, ma hai anche scritto soggetto e sceneggiatura insieme all'altro sceneggiatore che è Gabriele Langella, esatto. che è qui in sala, a cui facciamo un applauso. Fateglielo, ok. <ride> Bene, David, partiamo anche se è una cosa inconsueta dal finale. È un finale che lascia in sospeso, eh, lascia libera l'immaginazione no, di ogni spettatore. Beh, sì, è coerente con la storia stessa, che mh, parla appunto di varie. Situazioni che insieme creano la realtà. Di conseguenza questa cosa è nata perché eh, mi è successo come è successo a tutti voi, di ascoltare la versione dei fatti raccontata da varie persone di, un, di una tale faccenda che è successa. E ascoltando le varie persone mi sembrava di, di assistere a varie situazioni completamente diverse tra loro e mi chiedevo. Ma com'è possibile che le persone hanno un'idea così diversa di quello che succede? No, ma qual è la verità? Sì, A proposito di sperimentazione e di... Diversità di punti di vista differenti. Volevo parlare con Lidia del suo personaggio che mi ha colpito molto da donna e, e mi ricollego anche a quello che ha detto David. Lui ha dato una visione diversa anche della donna: nel senso di un personaggio opacato, rigido in apparenza, che però alla fine esplode con la, un atto di ira e di rabbia. Ma sai, a volte anche nelle, nei, nei lavori eh, più quotidiani, no? quanto poi invece certe circostanze toccano quello che ci riguarda da vicino. E quante volte questa cosa si trattiene, ma quante volte anche questo non succede? Quante scenate negli uffici, quante alzate di testa di una segretaria che non ce la fa più col proprio capo. Secondo me questa è invece è una cosa che può succedere quando per un attimo la realtà che stai vivendo si avvicina molto alla realtà che ti riguarda, no? c'è cioè, un bellissimo documentario in questi giorni, c'è stato di Kate Blanchett il manifesto e, che parla proprio della differenza tra la sincerità e la verità, no? cioè quell'urgenza poi di esprimere una cosa. Francesco, io so che tu tieni molto a Stay e a questo progetto, quindi ci racconti tu come è nato? Allora tutto è nato da, da un incontro con Gabriele. L'Angella, che eh, diciamo, mi ha detto, guarda questa cosa, la vogliamo leggere? Perfetto, l'abbiamo letta e da lì eh, c'è stata la nascita dell'energia per farlo. ecco Poi, tramite David, abbiamo affinato il tutto e poi abbiamo anche, diciamo, contattato Lidia e Francesco per realizzare tutto questo. Quindi è stato un una sin sinergia. Esatto, bravissima. Bene, passiamo la parola prima di salutarci anche a Francesco. Il cuore era di tua moglie o no? Dal tuo punto di vista, se ce lo puoi dire. Ma a un certo punto pensavo di sì, poi forse no. Okay, ti sei ricreduto anche il tuo, quindi ricreduto. un personaggio complesso, visto da più punti di vista. Mm. Beh sì, ma perché è complesso quel tipo di mestiere secondo me. Quando tu hai a che fare con persone che non capisci eh, quale sia lo stato d'animo, eh, quanto, quanto abbiano voglia di mettersi in gioco, di dire quello che, che è successo veramente e quanto invece mentano perché vogliono difendersi. Quindi è molto interessante per me quel tipo, cioè l'investigatore è uno dei mestieri secondo me più interessanti perché indaga nell'animo umano. Io farei un altro applauso a tutto Bravi. il cast di Stay, Francesco Ferdinandi, Lidia Vitale, Francesco Acquaroli, David Petrucci.